Gladiatori, sono sempre io, il vostro amico Federic95ita, e benvenuti nel primo episodio di Pokémon Sole e Pokémon Luna versione demo. Siamo qui nella mia nuova casa, perché sì, guardate un po' dove ci troviamo. Siamo a Milano, non siamo più a Trento, ragazzi. Nuova dimora, nuovo tutto. Ragazzi, come iniziare al meglio questa nuova avventura se non in un habitat completamente diverso? Ragazzi, voglio come minimo 8000 like per questo primo episodio, se ne volete subitissimo un altro, e naturalmente un bel commentino qui sotto con i vostri pareri a caldo sulla regione di Alola e sulla demo. Mi raccomando ragazzi, veramente importantissimo. Quindi possiamo iniziare, non vedo l'ora, ragazzi. Finalmente posso provare Sole e Luna. Mamma mia, che spettacolo. Allora, siamo qui con il nostro bel 3DS. Iniziamo subito a giocare. Wow, intanto ditemi un po' se la location vi piace, se questo sfondo qua dietro vi piace. Insomma, come si vede la webcam, ho bisogno dei vostri consigli. Allora, ho iniziato il video dicendo Alola a tutti allenatori, e poi capirete anche il perché tra pochissimo, tranquilli. Allora, Pokémon Sole e Luna, versione demo speciale. Iniziamo subito, senza perderci in chiacchiere. Madonna ragazzi, sono non gasato di più, e lo starete sicuramente notando. Allora, ok, preparazione del gioco in corso. Che lingua vuoi giocare? Naturalmente italiano, mi pare anche ovvio. Ok, inizia il gioco. Ragazzi, non so quanto giocherò, ma che bella la regione di Alola. Porca puttana, che spettacolo. Fantastico, ragazzi, fantastico. Ora dovremmo, se non sbaglio, uscire da casa. Sì? Stiamo uscendo di casa? C'è posta per Federic? Mi avete inviato per caso delle carte? Eccoci ragazzi. Caro San. Ah, ci chiamiamo San. Di solito mi scrivete: caro Federic, ti invio queste gold star da recensire in un tuo video. No dai. Se stai leggendo questa lettera vuol dire che sei già arrivato ad Alola. Se stai leggendo questa lettera vuol dire che sei già arrivato a Milano. Spero che il trasloco non sia stato troppo stancante. E fidatevi, lo è stato. Come va con Greninja che ho lasciato per te? Mi ha lasciato un Greninja, non lo sapevo. Quel Pokémon ama il caldo e scommetto che non vede l'ora di scatenarsi in lotte infuocate nel tepore della regione di Alola. Oddio ragazzi, non vedo l'ora di giocare il gioco completo, è troppo bello. Il mittente non è scritto da nessuna parte e la lettera non è nemmeno firmata. Deve essere un tipo distratto. Mamma, guarda, mi hanno inviato delle ex. Questo di solito sono io. Ok, San, dobbiamo andare in comune. Ora che ci penso, anch'io devo andare in comune per la residenza. Oh, cavolo. Bisogna registrare il cambio di residenza. Appunto. Io metterò il domicilio più che la residenza. La residenza la lascio al nord. Anche se già Milano è al nord. Ma andiamo un po' più su. Zona commerciale di Auli. O almeno credo si chiami così la città. C'è un Machamp e un Corsola. Corsola! Madonna ragazzi, troppo bello. Andiamo in comune. Questo è il comune. Dai, fammi muovere, non vedo l'ora di muovermi e camminare io, ti prego. Voglio troppo scoprire ragazzi com'è. Troppo spettacolare. San, sapevi che Alola non è il nome della regione, ma anche un saluto che ci si scambia da queste parti? Alola! Siamo venuti a registrare il cambio di residenza. Alola a tutti ragazzi, o allenatori. Per questo ragazzi prima ho iniziato con Alola a tutti. Ok, Alola. Dunque vi siete trasferiti da Canto. Vengo da Canto, what the fuck. Sbrigherò le pratiche necessarie. Nel frattempo accomodatevi pure in sala d'attesa. Vi chiamerò quando sarà tutto pronto. D'accordo, grazie. Spettacolare ragazzi. Temo che ci sarà da aspettare un po'. Io non ho fretta. Oh ragazzi, guardate come corro. No, troppo bello. Oddio. Oddio, è stranissimo. È troppo. Ragazzi, non vedevo l'ora. Scusate, ma non vedevo l'ora di giocare a questo gioco. Le news le ho un po' tralasciate nell'ultimo periodo. Però
Non pensate che non stavo ascoltando le ultime news di Sole e Luna. Troppo, troppo belle. Ok, ragazzi. Oh, ecco il nostro amico Aul. Questo si dovrebbe chiamare, se non sbaglio. Se non mi ricordo male. Au, au, no, Aul. Ehi, ciao, tu sei Sun, vero? No, sono Moon. Sì, e tu chi sei? Ah, io sono Au, piacere. Meno male che il nonno mi ha mandato in comune per spiegare le sue noiose commissioni. Così sono riuscito a incontrarti. Oh, ciao, Aul. Vedo che ti sei già facendo degli amici. Io sono Au, lei è la mamma di Sun, vero? Piacere. Piacere mio. E come mi dicono qui, Alola. Alola, signora. Troppo simpatica questa cosa di Alola. Perché non fate in giro in città? Mentre io aspetto che le pratiche siano pronte. È un'ottima idea, grandiosa. Vai, Sun, andiamo. Ti faccio vedere la città. Andiamo a vedere la città, ragazzi. Sono troppo curioso. Andiamo a vedere la città. Ciao, mamma. Buon divertimento con il tuo nuovo amico. Ciao, ciao. Bellissimo, ragazzi. Troppo spettacolare. Vi prego. Non deve finire questo video. Non deve finire. Ok. Ciao, wow. Guarda, una faccia nuova. Ciao, bello. Tu non sei di allora, vero fratello? Oh, mio Dio. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Vieni da lontano, sì, basta uno sguardo. Fa vedere i tuoi Pokémon, dai, mica mordo. Oh, no, il Team Skull. Questi mascalzoni vanno in giro a rubare i Pokémon degli allenatori. Io sono abituato a quel Team Rocket se vengo da canto. Ma come ti permetti? Noi siamo dei ladri. Siamo solo un gruppo di burloni con la passione per i Pokémon degli altri. Se basta così poco per farvi agitare con questo caldo, finirete per sudare. Su, rilassatevi e dateci i vostri Pokémon. Non li avrete mai. Questi Pokémon sono i nostri amici. Beh, se è questo che volete, allora ve lo chiederemo meno gentilmente. Yo, 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 yo. Sun, anche tu hai un Pokémon, vero? Allora preparati a lottare. O preparati a passare dei guai molto grossi. Ragazzi, ci siamo. Team Skull all'attacco. Madonna, che figata. Ci siamo, Team Skull. Vediamo un po'. Yo, salve. Parte la sfida di recluta Team Skull. Bellissimo, raga, troppo figo. Manda in campo Yungos. Salve Donald Trump. È lui. Vai Donald Trump contro Greninja, ragazzi. Vediamo un po'. Ok, Greninja livello 36. Abbiamo qua, abbiamo i Pokémon, la borza, fuga. Oh mio Dio, è troppo bello. Lotta. Ok, sono troppo gasato. Acqualame o aerosalto? Acqualame, vai. Uccidiamolo. Male anche. Bam. Oddio, raga, è il mio primo Pokémon che ho ucciso su questo gioco, fantastico. E due colpi e l'abbiamo ucciso. Dai, è per noi, ragazzi, dai, è per noi. E riceviamo ben 252 punti esperienza. Oh, è già finita. Oh mio Dio, ragazzi, guardate che faccia. È stupendo. 800 pochi dollari. Non è male, però. Ok. Yo, yo, yo. Ma roba da matti. Come fa a essere così forte questo qui? E va bene, avete vinto voi stavolta. Ma io non accetto questa batosta. Aspettate che la nostra capa lo sappia. Non avrete scampo dinanzi alla sua rabbia. Ma no, ragazzi, sono posseduti. Guarda, c'ho gli occhi tipo così. Minchia. Fantastico. Hai visto, sì? Con i Pokémon al proprio fianco non c'è nulla da temere. Sunny, il tuo Pokémon è un Greninja, vero? È troppo bello. Vieni, andiamo a far rimettere in sesto le nostre squadre. Così ti faccio vedere dov'è il centro Pokémon. Tac, ragazzi, andiamo subitissimo a rimettere in squadra. Ah, praticamente devo fare il giro del comune. Ok, ma salve. Anche ad altezza naturale non è... Oddio, ragazzi, voglio andare a esplorare. Cioè, voglio andare in giro. Minchia, voglio andare in giro a esplorare tutto. Ma stai scherzando? Che ci fa un Machamp qua tutto solo? Machamp, Machamp, Champ. Che ci fa un Machamp là tutto solo, ragazzi? È stranissimo. Ah, vabbè. Comunque, oddio, è tutto in grandezza naturale. Cioè, per raggiungere i posti, ragazzi, senza bicicletta o pattini, come cavolo li raggiungiamo? Cioè, si può esplorare tutto, si può andare dove vuoi. Oh mio Dio, è bellissimo, ragazzi, è bellissimo. Salve, mi fa passare? No, non mi fa passare, grazie. Ok, centro Pokémon dovrebbe essere lì. Ok. Ehi, Sun, questo è il centro Pokémon. No, non l'avrei mai detto. Troppo bello, Reggie, troppo bello. Fatemi sapere qua sotto voi nei commenti se questo gioco vi piace o non vi piace. Sono molto curioso. Oh mio Dio. Ok, ragazzi, ci siamo, ci siamo. Se parli con la signorina al banco, rimetterò in sesso i tuoi Pokémon. Ah, perfetto. Salve, infermiera Joy.
Ma se non ci sono centri Pokémon vicini, puoi usare una pozione per farlo tornare in forma. No, non l'avrei mai detto. Pozione e anche super pozione. Iper pozione, ricarica tox, pozione max, insomma, qualsiasi cosa. Fammi sa pensare, dove possiamo andare adesso? Fammi prima curare i Pokémon, poi ci pensiamo, eh. Non fare l'esaltato di turno. Alola! Sei in un centro Pokémon, vuoi far riposare la tua squadra? Ovvio. Alola a tutti allenatori! Ragazzi, io vi avviso, dirò alola a tutti allenatori sempre, in ogni episodio, eh. Vai. Greninja, oh, si vedono i Pokémon! Questa cosa ha un fottuto senso! Geniale! Si vedono i Pokémon allo schermo! Ciao, ciao, io ho il Pokémarket. Oh no, questo... Oh mio Dio! Ragazzi, questo è un... Oddio, come si chiama quello in America? Non so se sono in America. Starbucks! Cazzo, c'è Starbucks nel gioco! Stupendo. Salve, fammi pensare, dove possiamo andare adesso? Da Starbucks? Non lo so, dai zio. Non compro Pokéball, non compro niente perché non ne ho bisogno, almeno credo. Ma per ora non compriamo niente. Oh, salve, professore! Oila! Au! Chi è il tuo amico? Ah, professor Kukui! Ti presento, San. Si è appena trasferito qui. Prima abitava dalle regioni di Kanto, dall'altra parte dell'oceano. Prima abitava a Trento, in un paese sperduto nelle montagne. Ora abita a Milano. Milano City. Però un bel viaggetto, eh? Eh già. Vediamo un po', ragazzi. Ciao, San. Io sono Kukui. Piacere di conoscerti. Ciao. Il professor Kukui è uno studioso delle mosse di Pokémon. Oh, esatto. E per amore della scienza, a volte ne testo le potenze su me stesso. Oh mio Dio, ecco perché è quel fisicaccio. Perché non allena il San? Oh, wow. Come mai questa richiesta improvvisa? Poco fa quelli del Team School ci hanno assaliti. Ce la siamo cavata, ma non è stato facile. Oh mio Dio. Capisco. Se dovessero attaccarvi di nuovo, meglio essere pronti. Beh, potresti affrontare una prova per diventare più forte? Che ne dici, San? Certo, una prova. Che vuoi che ci sia? Ok, 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 una prova. Wow, che entusiasmo. E senza neanche sapere di cosa si tratta. L'energia di un fuoco al colpo ribolle in te, come nel Pokémon Mega Forza Machamp. Yeah. Le prove sono un'antica tradizione di Alola. I giovani allenatori le affrontano per affinare le proprie capacità e rafforzare il legame con i loro Pokémon. Benissimo, facciamo così. Quando sei pronto per affrontare la prova, vieni a collina 10 Karati. Ti aspetto lì. Una prova a collina 10 Karati? Dovrebbe essere la strada lassù. Vedi, quel signore ti accompagnerà alla collina. Benissimo, che volete di più? Tu, Grinch, ce la farete sicuro. Datti da fare, San. Quando avrai finito, riprendi il nostro giro turistico. Benissimo, ragazzi. Andiamo a fare questa missione. Ok. Andiamo, ragazzi. Corriamo. Ciao, bello. Non per farmi gli affari tuoi, ma... Non è che per caso vorresti andare alla collina di Cicarati? Ovvio. Ottimo. Allora ti ci porto io. Niente di più migliore. Collina 10 Karati, ci siamo. Salve, professor Kukui. Qua c'è qualcosa, un sasso. No, si può usare spaccaroccia su questi massi enormi. Ma che figata. Ok, salve, eccoti qua. Allora, i Pokémon selvaggi si nascondono nell'erba alta. E tu, che sei un allenatore, puoi affrontarli mandando in campo il tuo Greninja. Se invece vuoi evitare incontri, cerca di tenerti alla larga da questa erba alta. No, voglio subito vedere cosa c'è nell'erba alta, carissimo. Oh mio Dio, devo arrivare laggiù alla grotta. Ce la faccio, ragazzi, in 20 minuti? Oh mio Dio. Ok, entriamo nell'erba, primo Pokémon. Ti prego, uccellino. Pimpy Back, bellissimo. Ragazzi, io vi dico, già so la mia squadra da prendere in sole e luna, eh. Pimpy Back, troppo bello. Mi dispiace, Pimpy Back, ma ti devo uccidere, mi dispiace. Però ti catturerò, ti prometto che ti catturerò il prima possibile. Io non volevo nemmeno ucciderti. Non volevo ucciderti. Non volevo. Ciao, Pimpy Pack. Povero Pimpy Pack. Ok. Ok, ragazzi. Quindi, abbiamo ucciso un Pimpy Pack. E mi sento una persona orribile ora. Però, possiamo andare avanti. Oh, salve, signore. Che ci fa scalzo? Devi sapere che dove si svolge la prova del professor Kui ci sono proprio di tipo drago. Però se ne stanno sempre nascosti, quindi dovrei riuscire a scovarli. Ok. Praticamente mi sono appena trasferito da Lola e ho già a che fare con Dragonite. Fantastico. Ok, ragazzi, andiamo giù di là. Andiamo giù di là. Che è un allenatore, quello? Oddio, l'acqua è fatta troppo bene, ragazzi. Fatta troppo bene, veramente. Che figata è. Ma che figata è. Lascio anche le impronte sulla sabbia. Ok. Quando gli sguardi si incrociano, parte la sfida tra due allenatori. Questo, ragazzi, manco ve lo sto a leggere perché si sa. Ok, là c'è un allenatore, quindi. Con una Pokéball in mano.
quanto godo se ti casca nell'oceano e non la trovi più. Ok, andiamo, dai, andiamo da questo allenatore. Oh, salve, Salvino, salve. Senti un po', ce l'hai un Pokémon, vero? Allora lottiamo! Però è stato gentile, ce l'ha chiesto se avevamo un Pokémon o no. Ce l'ha chiesto e questo, ragazzi, è da stimare. Dario! Marmocchino! Oddio, già prima c'era Gennaro Bulli, Bulli ora ci sono i marmocchini, non ci credo. Rockruff! Bello Rockruff, ragazzi, bellissimo. Ok, Greninja, fagli il culo. Ragazzi, io faccio soltanto la mossa stab di Greninja, che sarebbe Acqualame, che tra l'altro potrebbe essere anche molto efficace. In effetti me lo ricordavo che Rockruff, essendo rock, no? Capito? Rock, acqua, super efficace. Lo sapevate, vero? Io sì. Ok, non ha più energie. Ciao! Ragazzi, è bellissima questa demo. Comunque vi invito a scaricarla dall'eShop di Nintendo. È qua sotto in descrizione. Magari vi lascio qualche informazione in più su come scaricarla. Ok, per quelli che comunque non hanno la mano bella esperta. Comunque volevo ringraziare Shy di Level Up Team, perché senza di lui non sarei mai riuscito a fare una parte del genere della demo, perché abbiamo fatto tutto un procedimento specifico per il mio 3DS, che comunque, ragazzi, come vi ho detto più volte, è modificato. Vi lascio il suo canale qua sotto in descrizione, così che ringrazio anche Shy, ma ve lo dirò in tutti gli episodi, perché veramente è un grande. Ok, ragazzi, andiamo qui. Dai. Ok, siamo praticamente nella Valle dei Draghi. La chiameremo così, Valle dei Draghi, perché collina non mi piace. Ok. Oh, c'è un Pikachu. Oh, Lassan, ti stavo aspettando. Alola Kugui. Adesso ti spiego come funziona la prova. Alt. 4 Pokémon alla collina 10 carati. Si nascondono 4 Pokémon. 2 Jangmo e 2 Akaomo. Per superare la prima prova dovrai fotografarli tutti. Oh, prendi questo Pokevisore, ti servirà per fare le foto. Ok, ragazzi, praticamente siamo già qui. Sanno tiene il Pokevisore. Perfetto, ragazzi. Ok, ragazzi, io credo di terminare la prima parte qua, perché se vado avanti è un bel problema. Il mio Pikachu è molto forte, non ha nulla da invidiare al mio Greninja, ok? Ci aiuterà nella prova, grazie, perfetto. Ora ci avremo anche un Pikachu in squadra. Ok, ti conviene iniziare da Jangmo? Oh, dovrebbe essercene uno nascosto proprio qui, vicino a noi. Ragazzi, dovremo sconfiggere Pokémon di tipo drago. Ok, io direi che possiamo fare il primo e poi nella prossima parte inizia la prova, esatto, inizia la prova. Ok, io direi che qua possiamo anche terminare, perché inizia la prova, come vi ho detto, ragazzi, e non voglio allungare troppo. Quindi, ragazzi, faccio il primo e poi nella prossima parte facciamo il resto. Ok, vuoi attivare il Pokevisore? Sì, ovvio. Ok, ragazzi, attiviamo il... oddio, bellissimo, ragazzi, il Rotomdex. Ok, devo scattare con on e off. Ok. 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 Ok, ragazzi, sta là. Ah, ho capito, devo fargli la foto praticamente. Ah, lo devo centrare, ragazzi. Dovete proprio centrarlo con il Pio. Ah, ve lo fotografate e ci attacca. Perfetto, ragazzi. Vi dico sin da subito che questo sarà uno dei primi Pokémon che mi metterò in squadra nella mia guida Sole e Luna, che uscirà a novembre, ragazzi. Ve lo dico sin da subito, ve lo dico sin da subito. Ok, Greninja. Ok, Jangmo, lotta. Facciamo Acqualame. Ok, è di tipo femmina. Di tipo, è femmina, basta. Ok, non è molto efficace, ci sta però, ci sta. Acqualame. Colpi subiti due. Azione. Aia. Ok, è troppo bello questo Pokémon, ragazzi, mi piace un casino. Andiamoci di notte sferza. Voglio vedere l'animazione. Wow. Ok, l'abbiamo ucciso, ragazzi. Fantastico, fantastico. Io direi che per questo primo episodio possiamo anche stoppare qua. Abbiamo fatto 20 minuti di introduzione della demo. Ragazzi, state tranquilli, nella seconda parte andremo avanti, e se lasciate tanti pollici in su e vedo che il primo episodio va bene, vi carico la seconda parte a distanza di un'ora da questa. Quindi, ragazzi, da Federico è tutto, un like, un commento, iscriviti al canale e ci vediamo prossimamente con la seconda parte di Pokémon Sole e Luna Demo. Ragazzi, sono stragasato, alola a tutti allenatori, alola a tutti.